Salve a tutti, siete su Vox Italia TV, io sono Antonello Cresti e questa è la rubrica La legge dell'ottava. Oggi vi voglio parlare di un punto essenziale, direi propedeutico, prima di qualsiasi altra riflessione sul ruolo dell'arte, della creatività all'interno della società contemporanea. Ovvero sia la convinzione che non vi possano esistere, non vi debbano esistere delle idee impresentabili. E quindi estendendo il concetto che non possano esistere dei libri impubblicabili, eccetera, eccetera. Nel 1970 un docente inglese, John Allegro, pubblicò un libro dal titolo The Sacred Mushroom and the Cross, in italiano Il fungo sacro e la croce. Qual era la tesi di fondo di questo volume? Si trattava da parte dell'autore di asserire che il cristianesimo non era un culto religioso legato a una persona fisica, quindi al Cristo, ma piuttosto una serie di rituali che si erano sviluppati attraverso l'uso di funghi allucinogeni, in particolare l'amanita muscaria, e quindi anche tutta la simbologia cristiana riporterebbe riferimenti a questa immagine del fungo. Come vogliamo definire a distanza di tanti anni questa tesi? Eccentrica, controversa, difficilmente documentabile, assurda, ridicola, tutto quello che vogliamo. Benissimo, tutto questo, il punto è che una tesi la si contesta, la si dibatte sul terreno delle idee, non utilizzando delle categorie morali. E così quando uscì questo libro, nel 1970, ci fu un vespaio naturalmente di polemiche, soprattutto da parte del mondo accademico come dagli ambienti ecclesiastici. Il libro fu anche un grande successo editoriale all'epoca dell'uscita, adesso, decenni dopo, i pochi che lo conoscono lo trattano come una mera curiosità. Perché è successo questo? Questo è successo proprio perché quel libro è stato dibattuto. Non è stato in qualche maniera silenziato attraverso categorie di ordine morale. Quindi non è stato definito un libro indegno, impubblicabile, impresentabile. Si è dibattuto su quel tema, magari anche con forza, con virulenza se vogliamo, ma all'interno comunque di uno scontro di idee. Ebbene, se un libro come questo, e come tanti altri, ho fatto il primo esempio che mi veniva in mente, uscisse in questo momento storico, cosa accadrebbe? Quali sarebbero le reazioni? È inevitabile che la prima parola da associare quando si tratta di questo stato delle cose sia una parola pesante, censura. E viene alla mente anche una frase profetica di un poeta, Heinrich Heine, quando diceva che là dove si bruciano i libri, si finisce prima o poi per bruciare anche le persone. Riferimento naturalmente alla censura esplicita, quella dei grandi totalitarismi, che è accaduta e potrebbe anche riaccadere. Ma quando anche questo non accadesse, esiste una censura di ordine differente, più soft se vogliamo, più subdola, che tiene più acquiescenti le persone e che è ugualmente molto rischiosa almeno per tre punti. Il primo punto è che se tu categorizzi il dissenso delle idee all'interno di una forma di morale, cosa succede? Succede che tu stabilisci dei confini ben precisi entro i quali ci si può esprimere. Se questi confini vengono accettati, è inevitabile che la conseguenza sarà una restrizione sempre più forte di questi confini, senza che neanche ci se ne accorga, e questo è un punto molto importante, molto inquietante. Il secondo è che le idee devono essere accettate anche nella loro forma più provocatoria, più forte, più scioccante, più infrequentabile, proprio perché è in questi casi che si esercita al massimo grado il pensiero critico delle persone. Cioè, in questi casi, appunto, che come messi con le spalle al muro, le persone che ricevono un input ideale di questo genere
riescono in qualche maniera a mettersi nella condizione di decifrare e decodificare in maniera critica uno stimolo. La terza motivazione è che quando si parla poi di idee effettivamente pericolose, e ci sono delle idee pericolose ovviamente, se le si vietano e se le silenziano in questa maniera, l'effetto può essere quello di un magnetismo di minoranza. Io lo definisco così, ossia, proprio poiché proibite, esercitano un'attrazione nei confronti di strati della società, spesso strati, chiamiamoli pure direietti, di persone ai margini della società, e quindi possono creare anche comportamenti molto pericolosi per l'intero corpo sociale. Sono tre punti essenziali, tre punti che ci devono far capire quindi quanto sia importante far nostra l'idea che alle idee si risponde con altre idee, a libri si risponde con altri libri, sempre stando sul dibattito, sempre stando sulla contrapposizione di idee, di teorie, di argomentazioni, non moralizzando una questione che non ha a che fare col campo della morale. Quando poi si scivola nel terreno dell'arte, questo è ancora più evidente perché l'arte non deve assolutamente soggiacere a questo tipo di restrizioni. E quindi, lo ripeto, ed è un convincimento che vorrei far vostro assieme che mio, non esistono idee impresentabili, non esistono libri impubblicabili.